Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa seconda puntata di Yugi Mitologia, la rubrica nella quale andiamo ad analizzare tutte le lore che si celano dietro questo gioco di carte. Come in ogni puntata, vi ricordo come sempre di mettere mi piace, commentare, condividere, accendere la campanellina e iscrivervi al canale. Almeno così rimanete sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Ma detto questo, cominciamo! Oggi ragazzi voglio parlarvi di una singola carta molto particolare che nasconde nella sua storia le origini della civiltà umana. Se non avete ancora capito di chi sto parlando, ve la presento io. Oggi analizzeremo Nibiru, l'essere primordiale. La nostra storia parte da Zachariah Sitkin, scrittore Azero, naturalizzato statunitense. Si tratta di uno scrittore di molti libri dell'archeologia nascosta o pseudoarcheologia ed è sostenitore della teoria degli antichi astronauti, ovvero l'insieme dei concetti che ipotizzano un contatto tra civiltà extraterrestri e antiche civiltà umane, quali Sumeri, Egizi, civiltà dell'India antica e precolombiane. Secondo l'interpretazione data dallo scrittore della cosmologia sumera, il sistema solare avrebbe un decimo pianeta, compreso Plutone, il cui periodo di rivoluzione è di 3600 anni. Secondo Sitkin, questo corpo celeste, chiamato Nibiru, nella mitologia babilonese sarebbe associato al dio Marduk, che dal XVIII secolo a.C. è diventato divinità principale della terra di Babilonia. Lo scrittore afferma che il pianeta avrebbe avuto uno scontro catastrofico con un altro corpo celeste, Tiamat, situato tra Marte e Giove. L'impatto con una delle sette lune di Nibiru avrebbe spezzato il corpo celeste, creando il pianeta Terra e la fascia d'asteroidi sempre posizionata tra questi due pianeti, mentre l'impatto successivo con un'altra luna sposta la Terra nella sua posizione attuale. Secondo Sitkin, su questo misterioso pianeta arrivato da lontano, abitava una razza tecnologicamente avanzata simile a quella umana. Questi esseri erano chiamati Anunnaki dalla mitologia sumera e compaiono anche nella Bibbia con il nome di Elohim. Questi sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa alla ricerca di minerali, e in particolare dell'oro, che trovarono in Africa, della quale necessitavano per riparare la loro atmosfera rarefatta. Questi esseri avrebbero creato geneticamente l'Homo sapiens, incrociando la loro razza con l'Homo erectus, con lo scopo di disporre di manodopera per prelevare metalli dalle miniere. Sotto la loro guida, secondo l'interpretazione che Sitkin dà dei testi sumerici, gli uomini avrebbero fondato la civiltà in Mesopotamia, India e Egitto, grazie ad una casta di regnanti che avrebbe fatto da intermediari tra alieni e schiavi. È interessante notare come per i Sumeri il re fosse effettivamente un mediatore tra uomini e dei, similmente a quanto ipotizzato da Sitkin. Lo scrittore inoltre afferma che nel 2024 a.C. sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri e che la ricaduta nucleare sarebbe il vento malvagio che avrebbe distrutto non soltanto la città di Ur, secondo quanto rapportato nel Lamento di Ur, ma avrebbe avuto ripercussioni su quasi tutta la Mesopotamia. Un altro punto focale della sua teoria è il ruolo attribuito alle maggiori opere megalitiche sparse in tutto il mondo, che sarebbero state costruite dagli Anunnaki con varie funzioni astronomiche, astrofisiche e calendariali. Altri due siti, Machu Picchu e Bad Tibira, sarebbero stati invece centri di lavorazione dei metalli. Afferma persino che le civiltà mesoamericane e sudamericane sarebbero derivate da quella sumerica e accadica e che le due divinità principali, messicana e peruviana, Quetzalcoatl e Viracocha, fossero due Anunnaki, Ninjishida e Ishkur, trasferitisi con alcuni sumeri e africani nel nuovo continente. Secondo uno studio dell'assirologo Immanuel Friedman, i testi cuneiformi a noi pervenuti mostrano però che il nome Nibiru poteva essere assegnato ad ogni oggetto astronomico visibile che contrassegnasse la posizione dell'equinozio. Le traduzioni di Nibiru non sono sempre state coerenti e alcune di esse hanno potuto indurre in errore Sitkin. Tale corpo celeste potrebbe essere infatti la stella polare, che a quel tempo, a causa della precessione degli equinozi e degli altri movimenti come la nutazione, non era la stessa di oggi, ma era Tuban o forse Kochab. Le teorie di Sitkin sono state ampiamente smentite, sia dal punto di vista filologico e interpretativo della lingua sumera, sia per ciò che concerne l'assoluta mancanza di basi scientifiche. Secondo invece una teoria diffusa attraverso internet, proposta nel 1995 dalla fondatrice del sito ZTalk, Nancy Lieder, la Terra nel 2012 sarebbe dovuta essere distrutta dal passaggio di un grande pianeta, denominato Nibiru, pianeta X o Wormwood. I sostenitori ravvisarono una correlazione dal fatto che, secondo un'interpretazione del testo Maya,
Popol Vuh, nel 2012 ha avuto inizio un lungo computo, quello della cosiddetta quinta creazione, che terminerà tra altri 3600 anni. Moltissimi astronomi e fisici, ovviamente, hanno deriso questa fantasiosa teoria, senza fondamento scientifico. Lo stesso Sitkin si dissocia da qualsiasi avvenimento catastrofico e nel 2007, rispondendo alle affermazioni di Lieder, pubblica un libro intitolato Il giorno degli dèi, il passato e il nostro futuro, in cui fissò la data dell'ultimo passaggio di Nibiru vicino alla Terra, più o meno nel 600 a.C., il che significherebbe che non ripasserà prima di altri 1000 anni. Quindi ragazzi, potete stare tranquilli e vabbè, con oggi è tutto. Fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di questo video e se conoscevate la storia di questa carta. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social, soprattutto Instagram, cioè Kaiba Corporation e Cappello di Paglia da dover seguire. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci vediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!